tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi video dedicato ai miei prodotti preferiti dell'anno che volge al termine. Cercherò, e sottolineo cercherò, di essere sintetica, giusto qualche cenno per prodotto, anche perché si tratta di prodotti che già vi ho mostrato in altri video. Per la categoria primer, per me quest'anno vince l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, che è un prodotto multifunzione molto amato. È un ibrido, un mix tra un primer, un illuminante e un fondotinta, che si può utilizzare in modo diverso a seconda del tipo di pelle o delle esigenze. È un perfezionatore dell'incarnato che uniforma, minimizza rossori e discromie leggere, rende la pelle radiosa in modo naturale e agisce come un filtro per sfocare quindi pori e rughe. È disponibile in 7 colorazioni, io utilizzo questo colore che è il numero 4 e considerate comunque che non è un prodotto molto coprente, quindi sicuramente si possono adattare più tonalità quindi per ogni incarnato. Ora io lo utilizzo esclusivamente come primer, è dotato di un grande applicatore a spugnetta, ha una texture corposa ma facile da lavorare, io praticamente lo sfumo con le dita, leviga meravigliosamente la pelle, dona un bagliore sano e naturale senza particelle luminose visibili, quindi la pelle sembra illuminata davvero dall'interno, idrata e non evidenzia le zone secche, quindi è perfetto da abbinare a quei fondotinta matte o semi matte a lunga tenuta, proprio perché appunto non va ad evidenziare le zone secche e consente di ottenere un effetto più fresco e naturale. È sicuramente un prodotto costoso perché costa circa 40 euro, però rende veramente la pelle radiosa in un istante, l'effetto filtro che promette è visibile, la pelle appare levigata, insomma rimpolpata, dona un aspetto più sano e giovane e quindi per me ne vale la pena. Se lo trovo un prodotto più adatto per pelli da secche a miste, lo sconsiglierei solo alle pelli insomma che tendono a lucidarsi particolarmente insomma nel corso della giornata, ma per pelli secche, insomma spente, opache e mature, secondo me è veramente il top. Come fondotinta quest'anno ne ho provati veramente tantissimi, e uno che mi ha piacevolmente sorpreso e che continuerò ad utilizzare anche nel 2022 è questo di Maybelline, che si chiama Dream Urban Cover con SPF 50, che io ho ricevuto da Maki Beauty. Trovate come sempre giù nell'info box il codice sconto del 10%. Ora, questo fondotinta io lo utilizzo nella colorazione 128 Warm Nude, che è un colore per me veramente perfetto, un colore giallino caldo che si adatta perfettamente al mio incarnato. Che cos'è dunque? Questo è un fondotinta liquido dalla coprenza medio-alta che protegge la pelle dall'inquinamento ambientale e dai raggi solari. La formula infatti è arricchita con antiossidanti che vanno quindi a proteggere la pelle dall'inquinamento ambientale, che è uno dei nemici principali della pelle perché aumenta la produzione dei radicali liberi che favoriscono l'insorgere di rughe e la perdita di elasticità. Ha una consistenza molto fluida, facile da lavorare e una buona coprenza già dalla prima passata, infatti basta poco prodotto, quindi ha una texture leggera e sottile ma coprente. Il finish è molto naturale, non è né troppo opaco né luminoso, io non lo indosserei mai senza la cipria, però una volta fissato devo dire l'effetto sul viso è molto bello perché non fa effetto mascherone, non evidenzia le zone secche, dona proprio un effetto di incarnato compatto, uniforme, perfezionato, insomma luminoso, naturalmente sano. Anche la durata è ottima, su di me insomma noto un po' di lucidità dopo 7-8 ore, quindi sicuramente per l'inverno va bene anche per le pelli miste come la mia. Che dire, insomma per me è un ottimo prodotto, ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché costa circa 10 euro, e mi piace molto proprio la resa in termini sia visivi che di durata, e in più protegge la pelle, che non è una cosa di poco conto. Per quanto riguarda invece il capitolo cipria, il prodotto top per me dell'anno è il fondotinta in polvere, quindi Infallible Fresh Wear L'Oreal. Io utilizzo spesso i fondotinta compatti al posto delle ciprie, soprattutto in estate, perché migliora, aumentano la coprenza quindi del fondotinta e lo fanno durare più a lungo. Di questo prodotto io utilizzo questo colore in inverno, che è il 130 warm beige, true beige, mentre in estate utilizzo la tonalità 140, che invece si chiama golden beige. Comunque, che cos'è questo? È un prodotto che promette la coprenza di un fondotinta liquido con il potere opacizzante di una polvere, con una formula waterproof resistente
resistente al calore, all'umidità, no transfer e traspirante. Ora, se avete una pelle mista o grassa e vi piace il finish matte, amerete secondo me questo prodotto, che copre bene, opacizza e tiene a bada a lungo la lucidità, ha una texture leggera sulla pelle, chiaramente se lo utilizzate nelle giuste dosi, e dona un effetto opaco naturale, quindi non fa effetto cake, insomma polveroso, e si trasferisce pochissimo sulla mascherina. L'aspetto che mi piace di più di questo prodotto è proprio l'effetto visivo che dà dopo l'applicazione, perché rende la pelle impeccabile, proprio liscia, levigata, sfoca istantaneamente pori e segni di espressione, dona proprio un aspetto aerografato. Per me questo è un prodotto per la base viso L'Oreal che merita assolutamente di essere provato, sicuramente più adatto per il periodo quindi estivo, per la stagione calda, considerato proprio il suo potere opacizzante. Passiamo adesso alla categoria correttore, che io utilizzo esclusivamente sul contorno occhi. Per me quest'anno il prodotto top è il correttore ristretto di Neve Cosmetics, un correttore ad alta coprenza, super concentrato e pigmentato, da qui il nome appunto ristretto, formulato con acido ialuronico, olio di caffè, pigmenti minerali. Io utilizzo, è disponibile al momento in 7 colorazioni, io utilizzo mixo praticamente la tonalità light con la medium. La cosa fondamentale da dire su questo correttore è che va utilizzato veramente in piccolissime dosi, infatti bisogna imparare a dosarlo, perché è davvero coprentissimo e pigmentatissimo. Altra cosa importante, in applicazione va tamponato, picchiettato sulla pelle e non trascinato, quindi tirato via, ecco perché io preferisco applicarlo con le dita, anche perché tende a fissarsi rapidamente. L'effetto visivo che dà dopo l'applicazione è bellissimo, perché questo è un correttore molto perfezionante, copre perfettamente borse e occhiaie, lascia la pelle liscia e levigata, dona uno sguardo fresco e riposato e ha un effetto proprio rivitalizzante, insomma energizzante, grazie all'olio di caffè. Un'altra caratteristica di questo correttore è che è autosettante, praticamente non è necessaria applicare, non è necessario applicare la cipria per fissarlo, infatti una volta che si fissa risulta asciutto sulla pelle, sembra di aver già applicato la cipria. Giusto se avete una pelle oleosa può servire appunto una powder, io lo uso senza fissarlo. Dura tutto il giorno, non va nelle pieghette, non secca, quindi non segna, e la pelle rimane morbida ed elastica grazie all'acido ialuronico contenuto nella formulazione. Io ho una pelle sicuramente ormai matura, ho quasi 47 anni, però devo dire che se lo applico in piccole dosi, lo sfumo per bene e non lo fisso con una polvere, non fa effetto secco o gessoso. Però ovviamente se avete un contorno occhi particolarmente secco o segnato, potete tranquillamente mixarlo con una crema idratante. Comunque per me è un prodotto ottimo, anche perché veramente basta pochissimo prodotto per applicazione. Neve ha lavorato 4 anni a questo correttore e direi che si tratta insomma di un prodotto ben riuscito. Il bronzer dell'anno non ho dubbi, per me è questo, è uno skin glazing di Nabla Cosmetics, bronzer realizzati con la stessa tecnologia, la stessa texture impalpabile degli skin glazing. Io utilizzo Dune, che è questo colore qua, si tratta di un marroncino medio, diciamo caldo, ma come vedete praticamente per nulla aranciato, proprio zero. Questo è uno dei pregi, uno dei maggiori pregi di questo bronzer, come vedete, e dona un effetto sun kissed immediato e molto naturale, si sfuma facilmente senza assolutamente creare macchie, l'intensità è modulabile, quindi possiamo decidere noi appunto l'intensità del colore, ha una texture così sottile che diventa un tutt'uno con l'incarnato, proprio si fonde con la pelle, zero polverosità, zero spessore. Questo è un prodotto assolutamente ideale, adatto anche per le pelli secche o mature. Dulcis in fundo, il finish non è total matte, ma contiene al suo interno delle sottilissime perle riflettenti che donano un effetto radioso e tridimensionale che io adoro. Fantastico per me questo skin bronzing di Nabla Cosmetics. Come illuminante, anche in questo caso non ho dubbi, per me vince Jouer con il powder highlighter nella colorazione rosa.
rose gold. E io amo gli illuminanti Jouer, per me insieme a quelli Becca sono i migliori in circolazione, e per la formula, perché la texture, insomma, è una texture cremosa in polvere, molto particolare, sottile e vellutata al tatto, ricca di perle ultrafini e di pigmenti luminescenti che donano una luminosità intensa, praticamente senza però glitter evidenti. Quindi il finish infatti è praticamente metallico, insomma specchiato, ma non glitterato, e basta pochissimo prodotto per ottenere una luminosità quindi intensa che dura tutto il giorno. Vi mostro quindi il colore, uno swatch di questo colore che si chiama appunto Rose Gold, che è praticamente un oro pescato, rosato, diciamo medio chiaro, caldo, e dal finish quindi metallico con intensi riflessi dorati. A me piace veramente da morire sulla mia carnagione questo tipo di illuminante, ma devo dire che in generale, come vi dicevo, vi mostro, insomma vi sto mostrando questo colore, ma io in generale, come vi dicevo, amo gli illuminanti Jouer, perché per me danno proprio il bagliore perfetto. L'unica pecca, l'unico contro, è che praticamente sono abbastanza fragili, quindi alla prima caduta la gialla si rompe. Io infatti ne ho due rotti praticamente in un cassetto, però per il resto, per quanto mi riguarda, questi illuminanti sono veramente la perfezione. Procediamo, passiamo al capitolo blush. Voglio parlarvi di due blush. Innanzitutto uno dei nuovi, uno degli ultimi, Cute Love di Clio Makeup, blush vegani dalla texture vellutata e fondente, altamente pigmentati e a lunga tenuta. Sono così pigmentati questi blush che potete tranquillamente utilizzarli sugli occhi come ombretti. Io amo letteralmente questo colore, che è Sunset Ride, che è un bellissimo rosso corallo bruciato e dal finish satinato, contiene delle sottilissime perle dorate non eccessive. Questo comunque non è un blush glitterato, ed è praticamente un colore sicuramente intenso e audace, e che dona proprio vitalità e tridimensionalità al volto. Io amo i blush, ho sempre amato i blush sul rosso, sono quelli che danno un effetto biancaneve super sensuale, e questo per me è un blush davvero speciale. Vi assicuro che non è assolutamente una tonalità semplice da reperire, ed è stupendo per completare look semplici e naturali, e non necessita di ritocchi per tutta la giornata. Un blush veramente strepitoso. E come strepitoso per me è questo blush del brand KVD Vegan Beauty, si chiama Everlasting Blush, e si tratta di un blush altamente pigmentato, vellutato come un petalo di rosa, e che dona un colore intenso e resistente, quindi che dura sempre tutto il giorno. Infatti si chiama Everlasting Blush, e il packaging, come vedete, è una chicca, perché è proprio a forma di rosa, è davvero bellissimo anche da vedere. Io ci metto sempre mezz'ora per aprirlo, perché non capisco mai qual è il lato. Comunque, a parte questo, è davvero bello da vedere. Il colore è spettacolare, secondo me. Io ho scelto, ho acquistato, per il momento ho solo questo, si chiama Foxglove, ed è praticamente un nude rosato, viene descritto come dusty rose, quindi è proprio un rosa polveroso, con un tocco all'interno anche caldo, e con all'interno un tocco di marroncino. Questo è un colore molto molto sobrio, molto sobrio e portabile, è perfetto per tutti i giorni, un colore mai invasivo, che non stanca mai, secondo me è raffinatissimo e adatto, perfetto per completare qualsiasi tipo di makeup, e ha un finish opaco così come tutti gli altri blush di questa linea. Ho già capito che anche questo video durerà 40 minuti, diciamo che non sono proprio brava a sintetizzare, comunque potete sempre vederlo a puntate, le serie tra l'altro in questo periodo sono molto di moda. Voglio parlarvi adesso di due palette che ho amato particolarmente quest'anno. Innanzitutto la Dreamy 2 The Mystic Palette di Nabla Cosmetics, una palette che contiene 12 ombretti con 5 finish diversi e che richiamano i colori e i riflessi di gemme e cristalli. Ora, premetto che io continuo ad amare, passano gli anni, ma continuo quindi ad utilizzare spesso nei miei look quotidiani la Dreamy di Nabla, che è una palette incentrata sull'oro e sul rosa, che propone una gamma cromatica molto sobria e portabile, proprio perfetta per il giorno. Insomma, vengono fuori dei look delicati, romantici, super femminili. Questa invece è la sua degna sorellina, per realizzare invece look più strong, quindi più decisi, scintillanti, luminosi, più adatti
adatti per la sera. I colori infatti qui si fanno più intensi, cupi e audaci. La selezione colori è incentrata su tonalità violacee e rossastre, con qualche neutro che bilancia la composizione, che io trovo molto originale. Questa è una combinazione che consente di creare make-up sofisticati, ricercati e sicuramente scintillanti, quindi illuminati da bagliori metallici. Infatti in questa palette noi abbiamo solo 3 ombretti dal finish completamente matte, quindi prevale il finish luminoso. La qualità per me è altissima, in generale le texture sono altamente pigmentate, burrose, a lunga tenuta. Qui Nabla secondo me ha fatto un grande lavoro proprio sulle texture. In questa palette abbiamo degli ombretti che sono un concentrato di luce ma con texture ben pressata, insomma molto sottile, ben aderente alle palpebre, quindi non ci sono texture grossolane o poltigliose. Vi mostro 2 colori al volo, tra l'altro la palette che ho utilizzato per realizzare questo look stamattina, look che ho realizzato al volo in bagno, insomma mentre tutti dormivano, e ho pensato chissà che sfumature, chissà che ho combinato, invece come vedete insomma sono colori che veramente ombretti che si sfumano da soli. Io poi i matte di Nabla li amo, come sapete, particolarmente. Cosa sto facendo? Io lo so cosa sto facendo in realtà, sto swatchando giusto un paio di colori perché voglio ricordarvi, anche se ve l'ho già mostrato insomma in un altro video, però voglio ricordarvi un attimino la meravigliosità di questi ombretti, quindi contenuti in questa palette. Il primo swatch che vedete è relativo a Libertine, che è questo oro iperluminoso nella texture super sparkle. È pazzesca secondo me la scrivenza, la pienezza del colore, l'uniformità nella stesura di questo ombretto, che dona luce a non finire sulle palpebre. È ricco, proprio carico di glitter, ma super aderente, non cade un glitter per tutta la giornata, veramente strepitoso. Questo ombretto oro per me vale tutto il prezzo di tutta la palette. E poi vedete un altro capolavoro che è Hidden Place, l'ombretto più enigmatico secondo me della storia, super cangiante, difficile da descrivere. È un triochrome che a seconda della luce cambia, va dal verde oliva al rosa violaceo, con riflessi fucsia, ramati, rosati, insomma strepitoso questo colore. Ma credetemi, insomma, questa è una palette che merita, proprio per look luminosi, serali, è veramente strepitosa. Come per me strepitosa è questa, che è la palette Norvina di Anastasia Beverly Hills. Norvina è la figlia di Anastasia, e questa palette è dedicata a lei e al suo colore preferito, che è il viola, e che è anche il mio colore preferito, un colore infatti che utilizzo spessissimo in tutte le sue sfumature, anche perché sono perfette per dare risalto agli occhi verdi. Ora, questa palette è realizzata in vellutino, materiale odiato universalmente perché si sporca facilmente ed è difficile da pulire, ma ormai ce la teniamo così, e devo manovrarla con calma va bene, perché è una palette usatissima, mi è caduta, si sono rotte 2 gialde, le ho pressate praticamente con le dita, quindi appunto devo stare attenta perché non vorrei sinceramente fare danni. Ora vi dicevo, quindi una palette, abbiamo detto, dedicata diciamo al colore preferito di Norvina, che è il viola. Però come vedete, per quanto riguarda la selezione colori, questa non è una palette di ombretti viola, le tonalità violacee sono infatti sostanzialmente 3, e poi contiene delle tonalità rosate e diversi neutri, oro, bronzo, rame, marrone, top. Infatti anche se il viola è il filo conduttore della palette, Norvina lo ha sapientemente combinato con tonalità, con un mix di tonalità sia fredde che calde, per esaltare, valorizzare queste tonalità violacee e ottenere una palette molto versatile e sfruttabile. Io adoro letteralmente questa composizione di toni neutri impreziosita con tonalità protagoniste, quindi violacee e rosate. Un'altra cosa che amo in questa palette è che contiene 7 ombretti shimmer metallici e 7 matte, che come vedete sono separati, quindi abbiamo la prima fila con ombretti luminosi, la seconda con ombretti matte. Io amo questa disposizione ordinata anche dal punto di vista visivo, anche perché io sono disordinatissima, quindi amo le cose insomma ordinate. Anche in questo caso 2 colori, 2 swatch, va bene, ce la possiamo fare, 2 ombretti li devo swatchare per par condicio.
e voglio scegliere quindi un matte e uno dei luminosi e scegliamo sicuramente il colore più particolare, più diciamo rappresentativo della palette che si chiama Soul ed è questo meraviglioso pervinca, quindi questo azzurro celeste violetto polveroso, come vedete medio scuro, freddo, che contiene dei sottili riflessi sull'azzurro all'interno ma che non incidono sul finish. Questo è un ombretto che si comporta assolutamente come un matte. E poi vicino vedete Rose Gold, che in realtà non è un classico oro rosa, ma è più un prugna rosato con dei riflessi ramati, intenso, caldo e metallico. Per me questa palette è veramente favolosa. Se li prelevate, insomma, con mano leggera e non vi dà fastidio un po' di polverosità, perché si sa che gli ombretti Anastasia sono poco pressati, secondo me amerete questa palette, perché gli ombretti hanno veramente un'ottima resa e durano tutto il giorno. Quelli shimmer metallici poi sono veramente strepitosi, sono pieni, ricchi di riflessi, insomma, multisfaccettati, donano veramente molta, molta luce allo sguardo. Per riempire e definire le sopracciglia, io ho utilizzato praticamente tutto l'anno questa matita, la Brow Ultra Slim di Maybelline con mina da 1,5 mm. Io amo le matite con micromina perché ho le sopracciglia molto sottili e con queste io riesco a fare proprio un lavoro di precisione, quindi a tracciare dei tratti fini, insomma sottili, ottenendo un risultato abbastanza naturale. Io utilizzo la tonalità 02 Soft Brown, che è un marroncino medio neutro freddo. Amo questa matita, mi ha conquistato dalla prima applicazione sostanzialmente per tre motivi. Numero uno, è modulabile ma è ben pigmentata già dalla prima passata. Io la trovo sicuramente più scrivente rispetto a tanti altri prodotti di questo tipo. Numero due, la mina, anche se è molto sottile, non è estremamente fragile, quindi non tende a spezzarsi se ovviamente non si tira troppo fuori. Numero tre, è una matita che non ha una texture molto gelosa, però è ben aderente, infatti non è waterproof, ma resta al suo posto per tutto il giorno e devo dire che anche il prezzo a me piace molto perché costa circa 5-6 euro. Io la compro su Amazon, insomma, la pago appunto 5-6 euro. Per me è una matita per le sopracciglia strepitosa. Io con questa sto a posto proprio, non ho bisogno di altro. Per quanto riguarda invece il discorso eyeliner, io amo questo prodotto di Physicians Formula che si chiama Eye Booster 2 in 1, eccetera, eccetera, ed è un eyeliner che io ho acquistato la prima volta su consiglio di una di voi e poi non l'ho mollato mai più. In teoria è un prodotto 2 in 1 perché contiene anche un siero per la crescita delle ciglia. In questo senso, secondo me, non fa molto, però come eyeliner, credetemi, è veramente qualcosa di strepitoso. Non ha un applicatore, non ha punta, non è in feltro, ha un applicatore a pennello compatto e sottile che consente un'applicazione rapida e precisa. È facile ottenere linee spesse o sottili a seconda della pressione esercitata, il colore è subito pieno e intenso, ha una texture fluida che scivola sulla palpebra, non c'è bisogno mai di ripassarlo, scrive su qualsiasi tipo di make-up, anche sui glitter, rimane, resta al suo posto inalterato per tutto il giorno, quindi non sbava, non cola, non sbiadisce, è strepitoso. Tenete conto poi un'altra cosa fantastica è che un eyeliner dura veramente tanti tanti mesi, anche utilizzandolo tutti i giorni e resta performante fino alla fine. In più nel tappo ha questo meccanismo a molla come l'eyeliner di Kat Von D che consente quindi di ricaricare la punta di prodotto. Insomma, per me è fantastico, è un prodotto che io acquisto sempre su Maki Beauty. Passiamo al capitolo mascara, non ho dubbi anche in questo caso, per me il mascara dell'anno è lui, è il Vicious di Nabla Cosmetics che per Natale è stato proposto anche in questa meravigliosa Gold Edition, come vedete in edizione speciale a tiratura limitata. Il packaging è qualcosa di unico, insomma di prezioso, di lussuoso, perché questo mascara ha il tappo a forma di testa di pantera e ha dei luminosissimi cristalli al posto degli occhi. Ma al di là del design, insomma sicuramente unico e accattivante, per me questo mascara è veramente strepitoso per i miei gusti e le mie esigenze. È un mascara che mi ha conquistato già dal claim perché promette extra volume ed extra definizione insieme e non è facile trovare
fare un mascara che dona sia volume che definizione. E questo mascara ha uno scovolino in elastomero, un elastino è fantastico. Che cosa volevo dire, uno scovolino? Sì. E comunque questo scovolino, vi dicevo, applicatore quindi in elastomero compatto che offre precisione e controllo, e questo è veramente il mio scovolino ideale. Numero uno, perché è piccolo, io ho gli occhi piccoli e con questo non mi sporco durante l'applicazione. Numero due, questo riesce davvero a catturare, lo so che lo dicono tutti i mascara, insomma lo affermano, però questo riesce davvero a raggiungere tutte le ciglia, anche quelle più corte e nei punti più difficili. Numero tre, questo permette di modulare alla perfezione il risultato finale, di pettinare perfettamente le ciglia durante l'applicazione, impedendo proprio la formazione di grumi. La texture è fluida e facile da lavorare, il nero è molto intenso, con una passata si ottiene un effetto sobrio, naturale per tutti i giorni, ma con due o tre passate secondo me l'effetto è bellissimo. Le ciglia nerissime, lunghissime, volumizzate ma ben separate. Io lo amo perché intensifica le ciglia dalla radice, mantenendole quindi ben separate, ben pettinate, quindi dona un'ottima definizione, ma anche altri pregi, perché mantiene le ciglia morbide e flessibili, dura praticamente tutto il giorno ed è anche facilissimo da struccare, viene via anche con appunto le salviette struccanti, quindi non bisogna la sera strofinare due ore gli occhi per rimuoverlo, ed è un'altra cosa che amo di questo mascara. Sicuramente non è un mascara che consente di ottenere un effetto wow con una sola passata veloce al mattino, è un mascara questo che va lavorato, però per me è meraviglioso dal design proprio al risultato finale. Passiamo al capitolo matite occhi che io utilizzo quasi esclusivamente nella rima interna e per creare ombreggiature lungo la rima inferiore, perché io per la rima superiore preferisco l'eyeliner, sono innamorata insomma della codina affusolata e sottile, e con le matite per sfumarle col pennellino angolato sicuramente perdo più tempo. Voglio parlarvi di due matite che ho amato particolarmente. Una è firmata Australian Gold, fa parte della linea makeup Resistant, una linea makeup molto interessante e particolarmente indicata in caso di sole, spiaggia, mare, per formulazioni waterproof, water resistant e arricchite con SPF, ma perfetta tutto l'anno per chi desidera un makeup che non ha bisogno di ritocchi, quindi un makeup super resistente. Questa matita si chiama Guilty Eye Pencil ed è una matita nera, quindi automatica, retraibile e waterproof, che è dotata sul fondo di sfumino e di temperino, quindi integrato, che è una cosa molto utile. Comunque, per stringere, per sintetizzare, è una matita che ha un tratto nero e intenso, subito pieno, intenso, omogeneo, scorrevole, che dura tutto il giorno nella rima interna senza perdere l'intensità, senza sbavare, ed è adatta anche agli occhi sensibili. Questa è una matita nera per me strepitosa, come strepitose sono le matite occhi All Day Love di Clio Makeup, matite occhi sempre vegane, altamente pigmentate, a lunga tenuta, matite super sfumabili nell'immediato, ma una volta che si fissano sono irremovibili e sono resistenti all'acqua, quindi ci accompagnano per tutto il giorno, per riprendere anche il loro nome. Io amo la Choco, che è praticamente questa matita. Il colore della Choco è un marrone molto scuro, neutro freddo, ve lo mostro subito, eccolo qua, quindi vedete, bellissimo secondo me questo colore. Vi dicevo, un colore perfetto per chi cerca un colore più discreto del nero ma ugualmente deciso. Io per il giorno utilizzo spessissimo le matite marroni al posto delle nere, perché danno definizione, intensità allo sguardo con un risultato sicuramente più naturale. E questa matita di Clio, quindi la Choco, secondo me è una matita marrone strepitosa, perché è veramente molto intensa la tonalità. E siamo arrivati al mio capitolo preferito, che è quello dedicato alle labbra. Rapidamente, lo so che quando dico rapidamente faccio ridere, voglio mostrarvi, però almeno ci provo, voglio mostrarvi quattro rossetti in stick, perché chi mi segue sa che io non amo, utilizzo pochissimo i rossetti liquidi. Questi sono quattro rossetti in stick altamente pigmentati, dal finish opaco vellutato, un finish che non evidenzia le imperfezioni delle labbra, molto confortevoli e a lunga tenuta, anche se non completamente no transfer. Anche
anche quest'anno io ho utilizzato tantissimo i Creamy Love di Clio Makeup. In particolare ho utilizzato e continuo ad utilizzare questo colore meraviglioso che si chiama Honey Nude. È un rossetto questo che io immaginavo più caldo, più ambrato, anche per il suo nome. In realtà, come vedete, si tratta di un bellissimo, secondo me, marroncino rosato, abbastanza neutro, con un tocco di malva al suo interno. Un rossetto di una bellezza estrema, super chic e raffinato, bellissimo, secondo me, Honey Nude di Clio. E ho utilizzato tanto anche questo rossetto Milani, che è un Color Fetish Nude Matte Lipstick, rossetto che io ho ricevuto sempre da Maki Beauty, e quindi questa linea, insomma, ci sono, in questa linea trovate 6 tonalità nude per adattarsi ai diversi, alle diverse carnagioni. Quindi io ho scelto, il packaging è bellissimo, ve lo mostro un attimino, è un packaging tutto sfaccettato che ricorda un po' i rossetti borchiati di Kat Von D e riprende chiaramente la tonalità contenuta. Io ho scelto il colore 420 che si chiama Tease, che viene descritto come beige nude, e in effetti è proprio un beige perfetto, direi che è abbastanza neutro, mi fermo un attimino, non è rosato ed è chiaro, ma per fortuna non chiarissimo, anche se io lo utilizzo spesso con matite più scure, di un colore un pochino più scuro, per ottenere un effetto più tridimensionale sulle labbra, quindi che dona volume, le fa apparire più piene e rimpolpate. Comunque questo è un rossetto beige, secondo me meraviglioso, è un colore molto sfruttabile, insomma è classico. E procediamo, perché voglio assolutamente citare questo rossetto di Kiko, che è un rossetto che amo e che indosso, insomma, che ho scelto di indossare anche per questo video, rossetto che fa parte della collezione natalizia dell'anno scorso, la collezione Holiday Gems. È un Lasting Luxury Matte Lipstick, rossetti dal finish opaco delicatamente profumati di zucchero. Hanno un packaging, ha un packaging molto bello, tutto sfaccettato, che richiama sempre le pietre preziose. Il colore in questione è il numero 05, che trovate ancora sul sito Kiko, ho verificato, e si chiama Sherry Cheesecake, ed è secondo me un capolavoro questo colore, che descriverei come un marrone rosato caldo di media intensità, eccolo qua, diciamo un marrone rosato, vi dicevo, caldo di media intensità, però sicuramente impreziosito con un tocco di rosso al suo interno. Un colore molto chic e femminile, sicuramente una sfumatura non banale, una sfumatura complessa, e secondo me è anche un colore trasversale che sta bene su tante carnagioni. Questo è un rossetto che adoro, in particolare proprio per la sua formula, perché ha una texture particolarmente fondente e burrosa ed è estremamente confortevole, non secca mai le labbra anche dopo tante tante ore. E poi ho adorato quest'anno i rossetti Sugar Matte di Neve Cosmetics, rossetti che hanno una texture corposa e ben aderente alle labbra, ma sottile, leggera ed elastica, una texture che ricorda davvero lo zucchero a velo, che ricopre tutto in modo omogeneo ma senza peso. In rappresentanza della categoria vi mostro un capolavoro, secondo me, di rossetto, che è Tiramisù. Devo fare piano perché purtroppo mi si è spezzato alla base e vorrei proprio evitare di fare danni. Eccolo qua, questo è il colore, secondo me è meraviglioso, di Tiramisù, che è praticamente un bellissimo marrone, un marrone caldissimo con sottotono cannella, un colore aranciato speziato, un colore caldo particolarissimo, accattivante e sensuale, che io adoro perché mi ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. E per quanto riguarda invece il discorso matite labbra, che io utilizzo sempre per accompagnare il rossetto, per me è impensabile usare il rossetto senza la matita, io amo le labbra perfettamente definite, non è un segreto il mio amore per le pastello sempre di Neve Cosmetics, matite che uniscono la precisione di una matita con l'intensità di un rossetto. Io infatti le utilizzo spesso anche da sole su tutte le labbra, proprio come rossetto. Hanno una texture cremosa, scorrevole ma ben aderente, quindi che si fissa e dura a lungo, e una formula arricchita con preziosi oli e cere vegetali. La gamma cromatica proposta è molto ampia e variegata, e ci sono per me delle tonalità che sono insostituibili, come queste due che adesso vado a mostrarvi.
Innanzitutto la Focus, penso, insomma, sicuramente questa è una delle matite che ho utilizzato di più proprio nella mia vita e sta benissimo, come vedete, anche con il rossetto e tiramisù che vi ho appena mostrato, ed è praticamente questo bellissimo marrone aranciato che io utilizzo con decine di rossetti nude. E poi la Flashback, un altro grande amore. Questa matita, vi dicevo, una tonalità particolarissima, insostituibile, non ho nulla di simile. Il colore viene descritto come un rosso vintage ed esaturato, e infatti è proprio un rosso smorzato, quindi questo rosso desaturato, quindi un po' spento, estremamente portabile anche per chi come me non è abituata ai classici rossi. È una bomba questa matita sulle labbra. Ma voglio assolutamente parlarvi anche di queste e di altre matite, che sono queste matite di Astra, che fanno parte della collezione Pure Beauty, composta da prodotti formulati con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale. Sono uscite quest'estate 6 Pure Beauty Lip Pencil, matite caratterizzate da tonalità meravigliose, tonalità neutre e rosate, estremamente portabili e femminili. Anche in questo caso si tratta di matite cremose, molto pigmentate, scorrevoli e molto confortevoli. La formula infatti è arricchita e ricca di olio di cocco biologico, e anche queste sono matite che potete usare proprio per riempire le labbra, quindi come un rossetto. Le mie preferite della linea sono la numero 03, che si chiama Maple, che è un bellissimo marrone praticamente aranciato, come vedete un terracotta, un colore per me bellissimo che utilizzo spesso e volentieri. E poi la numero 06, che si chiama Cherry Tree. Vado subito a fare uno swatch al volo. Eccola qua, è un bellissimo rosa malva, la numero 06. Comunque le tonalità, vi dicevo, sono tutte bellissime, e io vi straconsiglio di provare queste matite Astra perché hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda il discorso skincare, un prodotto per me top da anni in realtà è il Glow Tonic di Pixi Beauty, che ho ricevuto recentemente dal brand all'interno di questa maxi confezione da 500 ml personalizzata con il mio nome sopra. Si tratta di un tonico esfoliante formulato con il 5% di acido glicolico che sfolia la pelle delicatamente senza l'ausilio di particelle granulose, ma contiene anche aloe vera che lenisce e idrata, e Ginseng che svolge un'azione energizzante e migliora la circolazione. È formulato senza alcol, è un tonico delicato adatto a tutti i tipi di pelle. I risultati si vedono già dopo poco tempo, la pelle appare giorno dopo giorno più l'uniforme. L'uniforme è bellissimo, un mix tra luminosa e uniforme. Comunque appare più luminosa, quindi uniforme, compatta e levigata. Migliora proprio la texture della pelle, dona un effetto glow, pulisce in profondità e fa penetrare meglio i prodotti di skincare che andiamo ad utilizzare successivamente. Io lo adoro perché unisce i pregi di un tonico a quelli di un esfoliante ed è strepitoso per pelli spente, opache, con discromie, e come trattamento anti-età. Ce la possiamo fare, sto cominciando a perdere colpi, ma dopo 40 minuti, insomma, è anche normale. Per concludere il discorso, per quanto riguarda invece il capitolo Beauty Device, io amo sempre di più il Ber di Foreo, dispositivo che aiuta a tonificare i muscoli del viso grazie alla tecnologia a microcorrente. Non sottovalutate l'allenamento dei muscoli facciali, che è assolutamente importante come quello del resto del corpo. Questo ormai fa parte della mia skincare routine. Io, cascasse il mondo, lo utilizzo tutte le mattine, anche perché è semplicissimo da utilizzare e, tra virgolette, perdo solo 3 minuti. I risultati arrivano anche in questo caso dopo poco tempo e sono sorprendenti. Questo è un dispositivo che aiuta proprio a rimodellare i contorni del viso. Su di me l'effetto è stato incredibile, se ne sono accorti praticamente tutti, e vi dicevo, proprio riduce notevolmente i cedimenti, la pelle appare ogni giorno più compatta, elastica, e riduce anche il gonfiore. Per me è un validissimo investimento per la nostra bellezza, e sono contenta che in tantissime lo avete acquistato approfittando degli sconti, delle offerte del Black Friday. Bene, sono riuscita ad arrivare alla fine del video. Spero di non avervi annoiato troppo e di esservi stata in qualche modo utile. Vi invito a lasciarmi un like di supporto se il video vi è piaciuto, oltre ad iscrivervi al canale, e ci vediamo alla prossima.